Allora, continuiamo la nostra trasmissione, sempre Comunali 2016. Così, nel corso del nostro programma, continuiamo a proporvi dei candidati che mettiamo alla vostra attenzione. Lo faremo fino a martedì prossimo, perché in questo lasso di tempo possiamo anche consentirci. Ed è un'iniziativa che facciamo noi, diciamo. Quindi sono spazi che noi sollecitiamo perché vorremmo veramente che la città avesse il meglio su cui scegliere, diciamo, ecco. Benvenuto all'avvocato Giovanni Russo, Buonasera, con tutta la direttore. sfizza di nomi, però qua anagraficamente Giovanni Russo soltanto ci hanno messo. Ma Pino, il bigliettino è piccolo, È qua, il piccolo, quindi non santino ci è andava, piccolo, non ci diciamo. andava questo. Allora, No, l'avvocato Giovanni Russo è candidato al Consiglio Comunale nel Partito Democratico, nella lista del Partito Democratico, a sostegno ovviamente di Franco Pignataro, sindaco. Giovanni, tu perfetto. la scorsa legislatura non ti candidasti, mi pare, vero? No, 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 io Sei ero candidato? candidato, poi mi sono dovuto dimettere, Ah, non mi mi sono ricordo. dovuto dimettere, sì, diciamo che mi sono dovuto dimettere perché la legge regionale, che è fantastica, prevede che se nella stessa giunta e nel consiglio sono presenti parenti o affini fino al Ah, certo, secondo fin grado, dell'assessore, bravo. praticamente, ho capito. Ma la cosa incredibile è che se invece tu sei contemporaneamente consigliere e assessore, questa incompatibilità non si verifica. Per cui Allucinante, tu sei diverso. incompatibile con un tuo fratello con il quale puoi essere, e tra l'altro poi per Caltagirone è spesso successo che due fratelli, non è un segreto, dico, voglio dire, tra l'altro gemelli, sono Certo. in due partiti completamente diversi e loro sarebbero incompatibili, mentre io con me stesso sono perfettamente compatibile, cioè non c'è conflitto di La interessi. legge a volte è così, diciamo. Come mai ti è Diciamo, mancato il consiglio comunale? assolutamente no, nel senso Viva la sincerità, che no, praticamente. no, devo dire che Viva non la mi è sincerità. mancato, nel senso E allora la domanda la che pongo diversamente. Perché ti stai candidando in questo particolare momento? perché penso che questo è un momento, appunto, come dici tu, particolare, voglio dire, tralasciamo tutti i commenti sulla particolarità del momento, e che ognuno ha, secondo me, l'obbligo di, come dire, scommettersi, evidentemente, perché non è detto che questa tua disponibilità sia accolta favorevolmente. Però in questo momento penso che ognuno debba fare la propria parte, debba così, offrire la propria disponibilità nell'interesse assoluto di Caltagirone, che secondo me ha bisogno di tutte le energie disponibili, ed è il discorso che, insomma, ho sentito fare più volte a te. Devo dire onestamente che questo discorso che hai fatto tu in più occasioni, ti ho sentito così, invogliare tutti a esserci, ha funzionato secondo me, nel senso che mi sembra che Caltagirone stia facendo lo sforzo che è assolutamente necessario fare, ognuno ha messo a disposizione quello che ritiene essere il meglio che poteva offrire, e per quello che vedo, per quello che sono le candidature, per esempio, degli attuali, appunto, candidati a sindaco, penso che abbiano espresso quello che ognuno poteva esprimere al meglio. Io personalmente chiaramente ritengo che il meglio in questa situazione potrebbe essere appunto Franco Pignataro, che è Franco Pignataro, per diversi ordini di motivi, in particolare perché è uno che è in grado di riprendere immediatamente le fila dell'amministrazione, e non ha le difficoltà che sono legate così al rodaggio, e questo, voglio dire, è innegabile, nessuno lo può negare, uno che ci mette anima, corpo, determinazione, voglia, volontà, non dimenticando che ha delle competenze e delle capacità che io ritengo in questo momento siano assolutamente indispensabili per la città di Caltagirone. Non voglio assolutamente dire che gli altri candidati, mi sembrano tutte persone per bene, persone che bene hanno fatto a candidarsi.
Penso che in questo particolare momento però la scelta migliore è quella di Franco, per le qualità che nessuno gli può non riconoscere. Senti, la tua esperienza di consigliere comunale è maturata negli anni passati in un contesto generale notevolmente diverso rispetto a quello che stiamo vivendo, no? Ma Pino, devo dire che io per 3 legislature sono stato in consiglio comunale. Chiaramente le cose, se dovessi fare, diciamo, qual è stato il periodo più bello, direi la prima sindaca, la prima consigliatura, perché proprio l'ambiente era diverso, c'era una grande voglia di dare il proprio apporto, il proprio contributo nell'ambito della vita amministrativa di Caltagirone. Poi pian piano questo invece si è sminuito. D'altro canto, voglio dire, la crisi dell'amministrazione non può essere solo una crisi, è anche una crisi politica. C'è stato via via questo interesse, questa tensione, questo è andato scemando fino poi alla conclusione che purtroppo conosciamo. Mi pare di poter dire che questo percorso, come tutti i percorsi, c'è una parabola che prima scende, come tutte le parabole sono ascendenti e discendenti. Penso che la parabola, penso che, non so se abbiamo toccato il fondo, ma ci siamo andati molto vicini. La mia vera impressione è che invece la parabola sia fortemente ascendente e che la voglia, la volontà, anche voglio dire la necessità di rifare, di fare salire immediatamente questa parabola è presente a Caltagirone. Ho piacere che tanti giovani si stanno così proponendo nell'amministrazione, si stanno scommettendo nel voler migliorare questa città. Ce n'è bisogno, è importante che ci siano anche loro. Tra l'altro Caltagirone, come tutte le cittadine purtroppo non universitarie, tu sai che è una città che sta diventando una città nella quale i giovani sono sempre di meno. Certo. E tra l'altro purtroppo le migliori energie fanno la scelta di andare comunque al nord, se non addirittura nel nord Europa. E questo sta diventando un graduale impoverimento della nostra città. Io spero proprio che invece questa capacità della città di Caltagirone di fare rientrare le migliori energie sia uno stimolo per noi che, come poc'anzi mi dicevi, siamo tutti incanutiti, è vero. È vero, occorre il ricambio, occorre che le nuove energie siano presenti. Io penso che, come sempre, come in una buona squadra di calcio, tu non puoi mettere tutti giovani o tutti anziani, occorre trovare il giusto mix. Io penso che questa può essere una buona occasione. Spero che Caltagirone passata. Gallina vecchia può far buon brodo, diciamo. Ma non so se la gallina, certamente i galli potrebbero essere bene accetti in questa nuova tornata elettorale. Davvero credo che questo impegno sia tornato, noi vogliamo essere protagonisti. Questa determinazione, sì, sì. Diciamo, ecco. Mi pare di capire che dopo questo periodo così di stasi, abbiamo sofferto tanto in questo periodo di commissariamento, è stata la molla, e secondo me la gente ha capito molti, che diciamo. Non si può chiamare un ragioniere nel senso non può funzionare. Se fosse così semplice governare una città, ognuno di noi potrebbe nominare un bravo ragioniere, perché di questo si tratta, nonostante l'ingegnere La Rocca sia un ingegnere, ma è chiaro che il compito che aveva era quello di fare quadrare i conti.
cosa che tra l'altro non mi pare che sia veramente riuscita. Anche i dottori commercialisti ci riescono. Perfetto, se bastasse chiamare un bravo ragioniere per amministrare una città sarebbe semplicissimo, ma così non è. Occorre capacità, occorre anche una visione politica. Quello che è mancato a Caltagirone è stata la politica, nel vero, nel senso più alto della parola, cioè la capacità di progettare, non di fare a servizio degli altri. Perfetto. Esattamente questo, nell'interesse degli altri. E questo non si può fare con i conti matematici. La matematica è una materia bellissima, ma 2 più 2 fa sempre 4. La politica deve fare in modo che 2 più 2 faccia 8. E questo non è un compito da ragioniere, questo è il compito della politica, e noi siamo qua per tentare, non dico di fare 8, ma almeno 7,5. Va bene, abbiamo conosciuto, fra virgolette naturalmente, abbiamo avuto piacere di sottoporre anche alla vostra attenzione la candidatura dell'avvocato Giovanni Russo, persona che non ha bisogno della mia presentazione, però anche lui ha deciso, pur non avendo nulla da chiedere, diciamo, ecco, di poter rappresentare, di mettersi a disposizione della città e mette a disposizione la sua candidatura al Consiglio Comunale nelle file del Partito Democratico a sostegno di Franco Pignataro, sindaco. C'è qualcosa che vuoi aggiungere ancora? No, non mi pare che sia questo il momento, ma vorrei ricordare e invitare tutti a votare. Ah, questo è importante, lo faremo. Perché poi ognuno si deve anche assumere la responsabilità. Noi, nel caso in cui fossimo eletti, ci assumeremmo la responsabilità di tentare di migliorare le sorti di Caltagirone, ma ogni cittadino si deve assumere la responsabilità di fare le proprie scelte, e mi auguro che siano scelte positive. Grazie all'avvocato Giovanni Russo. Grazie a te, grazie agli spettatori. Rivederci, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie, buona serata. Pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo.